Ceramica sarebbe stata un'offesa per gli ospiti, sicuramente. La bottega Giustiniani semplicemente ricalca quelle che sono le antiche tradizioni di Cerrete San Lorenzello, nella ceramica, diciamo, hanno avuto sicuramente molta importanza e lo hanno tuttora, sono città di antica tradizione ceramica. Perché Giustiniani? Perché nel 1704 Antonio Giustiniani, che ha fatto il timpano della chiesa qua sopra, viene a San Lorenzello, viene a Cerreto, ma in effetti viene a San Lorenzello, sposa una cittadina di San Lorenzello la Lui prima dove volta. veniva? Lui veniva da Napoli, ma la sua famiglia era di origine genovese, quindi già trapiantati a Napoli, nel 600 da Genova arrivano a Napoli, ceramisti a Napoli e poi ceramisti anche sul nostro territorio. Lui sposa una laurentina, ha sette figli, prima sette, alcuni, due di questi muoiono e muore anche la moglie. Sposa una nuova laurentina, no? Di nuovo un'altra laurentina e altri quattro figli. Sempre due muoiono e due restano in vita. Quindi sette di questi figli, cinque di questi sono tutti ceramisti, fra cui Nicola Giustiniani, che è capostipite di una scuola che a Napoli ebbe il soprannome di Belpensiero perché il suo estro già a 20 anni era abbastanza riconosciuto, estimato ed apprezzato nella grande città di Napoli. A San Lorenzello ha lasciato la testimonianza di una bottega integra che potete visitare, l'unica bottega sul territorio tra Cerreto e San Lorenzello rimasta così come era nel 700. Una parte è vincolata dalla sovrintendenza, un'altra parte non è vincolata, ma è tutto il complesso rappresenta la vecchia bottega che è stata dei Giustiniani, ma che è stata anche la bottega dei Festa, che era una scuola di ceramisti locali che faceva ceramica già dal 1600. Quindi questa è la storia, sul territorio potete trovare un po' di cose rimaste ancora integre come il pavimento nell'antica chiesa qui alla Congrega. Dopo se vi fa piacere noi Sì, chiudiamo la manifestazione di una dedicata a una donna ceramista che purtroppo ha finito il suo tempo 9 anni fa e che era mia moglie, a cui io ho pensato di dedicare. Perché sono ceramiste donne che si muovono da gran parte d'Italia e qualcuna anche dall'estero. Quest'anno non è arrivato nessuna come presenza, ne è venuta qualche espositrice. Onorano questa cosa. È una cosa che penso faccia, diciamo, il bene del territorio. Abbiamo cercato di organizzare al meglio in una giornata che è anche la giornata del Mercantico. Spero che San Lorenzello vi rimanga impresso nella testa per cose buone e vi ringrazio della vostra presenza. Silvano. Se Dio vuole anche in Italia, perché